tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il rogo la Tontarelli di Castelfidardo, forse causato da una stufetta usata dagli operai. È polemica tra l'associazione Rosciano Insieme e il Comune di Fano per il mancato rinnovo della convenzione per la cura del verde. D'ora in poi anche nelle Marche non ci sarà più l'obbligo di presentare il certificato medico oltre i 5 giorni di malattia per essere riammessi a scuola. A Pergola, presentata in anteprima alla stampa, la nuova sala immersiva dei Bronzi Dorati, un progetto per valorizzare l'unico gruppo di statue in bronzo dorato di epoca romana esistente al mondo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Dunque, l'avete sentito, l'incendio che ha distrutto un capannone, un magazzino di 600 metri quadrati della ditta Tontarelli di Castelfidardo, divampato alle 6 di ieri mattina, avrebbe avuto un'origine accidentale. Una stufetta usata dagli operai per riscaldarsi nell'area di lavoro in uno spazio circoscritto di 10 metri quadrati e sarebbe stata questa la causa del violento rogo divampato nello stabilimento dell'azienda leader nella produzione di casalinghi in plastica. È un'ipotesi al vaglio della Procura di Ancona. Il PM Rosario Lionello ha aperto un fascicolo per incendio contro ignoti. La stufetta potrebbe aver surriscaldato il materiale plastico nelle immediate vicinanze, scatenando un'autocombustione che ha fatto divampare le prime fiamme. In questo caso si potrebbe ravvisare una imperizia nella condotta di chi avrebbe usato appunto la stufetta. Nel capannone ci sarebbero stati almeno due operai al lavoro. Non è escluso che la procura disponga una consulenza tecnica oppure un incidente probatorio per cristallizzare eventuali prove che potrebbero andare perse fino alla chiusura del fascicolo. Dunque si esclude però in linea di massima il dolo. E adesso parliamo dei ponti festivi, quelli che stanno per arrivare. Per molti si tratta di vacanze, di brevi, milioni di italiani saranno in strade dunque controllate e sorvegliate anche dalle forze dell'ordine, che hanno il compito di prevenire le infrazioni al codice della strada. Con l'approssimarsi delle festività e dei ponti primaverili, milioni di persone si riverseranno nei giorni da Bollino Rosso sulle arterie stradali ed autostradali italiane. Da un'indagine condotta dalla CNA Turismo e Commercio emerge che dal 19 aprile fino al 23 si riverseranno sulle strade oltre 14 milioni di vacanzieri, con un picco nelle giornate del 20 e del 22 prossimi. Un flusso di veicoli che metterà a dura prova il sistema di sorveglianza e controllo a cui le forze dell'ordine sono chiamate a svolgere sempre con grande professionalità ed efficienza. A partire quindi da questi giorni e in prosecuzione per tutto il periodo delle festività, la Polizia Stradale di Pesaro ha messo in atto tutta una serie di controlli sul fronte della prevenzione e del contrasto delle infrazioni al codice della strada o della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Dall'inizio del mese di aprile, avvalendosi anche delle ultime e moderne tecnologie elettroniche a disposizione, come lo Street Control e il telelaser Digicam, gli agenti della stradale hanno potuto accertare 635 violazioni al codice della strada. 19 sono state le sanzioni per l'uso del cellulare durante la guida, con la sanzione di 161 euro e la decurtazione ad altrettanti conducenti di 5 punti dalla patente. 15 sono state le persone colte a guidare senza cintura di sicurezza, a cui sono state decurtate altri 5 punti dalla patente di guida. Con l'utilizzo dello Street Control, che consente la verifica della copertura assicurativa o della revisione, sono stati verificati 2.710 veicoli, accertandone che ben 19 erano sprovvisti di revisione e 14 senza la dovuta copertura assicurativa. Grazie anche all'utilizzo di questa tecnologia è stato scoperto un clandestino, poi espulso dall'ufficio immigrazione della Questura di Pesaro. Ma anche il fiuto e l'istinto del poliziotto, oltre alle tecnologie, fanno spesso la differenza, come a Sant'Orso
Corso di Fano, dove un agente, libero dal servizio, mentre passeggiava tranquillamente nel quartiere col suo cane, ha scovato un'auto sospetta parcheggiata, un Fiat Cubo, risultato poi essere stato effettivamente rubato a Forlì, mezzo poi prontamente restituito al legittimo proprietario. C'è stato un incidente alle 14.30 di oggi lungo corso 21 gennaio a Montecchio di Vallefoglia. Protagonista è una ragazza di 24 anni che ha perso il controllo della sua auto, una Mini, come vedete nella fotografia, ed è finita contro il muro di una casa dopo aver effettuato un test a coda. Ad innescare la carambola, un contatto avvenuto con un altro veicolo fermo al centro della carreggiata. Ferite lievi soltanto gli occupanti delle due automobili. L'impatto però è stato talmente violento che la casa è stata dichiarata inagibile. E adesso parliamo del verde invece, della manutenzione del verde, perché nel caso di Fano, per esempio, molte di queste aree verdi pubbliche sono spesso affidate alle cure delle associazioni. A regolare un po' il modo di lavorare ci sono le convenzioni, e quando queste non vengono rinnovate nascono i problemi. Con un messaggio su Facebook tra il sarcastico e lo sdegnato, Mario Vagnini, presidente dell'associazione Rosciano Insieme, chiede scusa ai propri concittadini per lo stato di incuria del verde pubblico di cui si dovrebbero occupare lui e i suoi associati. Ma il comune non ha ancora sottoscritto la convenzione che gli consente di ottemperare a questo compito, cosa che si verificò anche lo scorso anno e di cui ci occupammo anche noi in un precedente servizio. E qui lo sdegno. Ma il sarcastico sta nella frecciatina tirata a riguardo della convenzione, invece stipulata di recente dal comune con l'ASET, proprio per il verde pubblico, dall'astronomico importo di 700.000 euro annui per 32 annualità. Possibile che non si trovi il tempo e le risorse per sottoscrivere anche le convenzioni esterne e che consentono, con quel poco di ricavato, alle piccole realtà di autofinanziarsi per tutte le iniziative che annualmente mettono in campo a beneficio di tutta la collettività? Una domanda a cui Vagnini ed i suoi associati vorrebbero una risposta. Oltretutto non è che lo facciamo noi per essere rimborsati dei soldi, perché noi prendiamo solo i soldi dell'assicurazione e i soldi del gasolio che usiamo, il resto è tutto volontariato gratuito. Il 3 di gennaio sono stato chiamato in comune, mi è stato detto: adesso prepariamo il bando e poi dopo vi viene assegnata per 3 anni. Dal 3 di gennaio alla fine di gennaio richiamo il sindaco per sapere a che punto è il bando. Ah, ci stiamo lavorando, la prossima settimana è pronto. Alla fine di febbraio richiamo un'altra volta il sindaco e gli dico: sindaco, il bando che era da fare quanto viene consegnato? Ci stiamo lavorando, ve lo consegniamo. Alla fine di marzo veniamo chiamati che il bando scadeva dal 1 al 12 di aprile. Noi abbiamo consegnato tutta la documentazione, chiamando il sindaco e dicendo: per Pasqua ce la faccio a tagliare l'erba e a rendere i giardini abbastanza fruibili al pubblico? Il sindaco mi ha garantito: stai tranquillo, perché ci troviamo che siamo a Pasqua e ancora non sono stato chiamato dal comune per fare i giardini. E sempre a tema attenzione al decoro e agli spazi pubblici, che Vagnini denuncia un'altra situazione di incuria, potenzialmente però molto più pericolosa e che da tempo cerca una soluzione. Va benissimo che l'amministrazione ci abbia dato una sistemata al piano del campetto, è fatto molto bene e va bene, però avevo segnalato anche la pericolosità di una rete dietro le porte come rinforzo, che basta solo toglierla perché sono due strati di rete, che è molto pericolosa. È stato abbandonato lì, lasciato lì, e non so se dobbiamo aspettare le prossime votazioni per fare in modo che questo pericolo venga tolto, perché se dei bambini cadono e ci vanno a sbattere con la faccia c'è il rischio che si fanno dei seri danni. Anche nella regione Marche è stato eliminato l'obbligo di presentare il certificato medico oltre 5 giorni di malattia per essere riammessi a scuola. È dunque diventata legge la proposta normativa presentata lo scorso gennaio dal vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Renato Claudio Minardi. Il 24 gennaio di quest'anno ho presentato una proposta di legge per l'eliminazione dell'obbligo di presentazione del certificato medico dopo 5 giorni di assenza da scuola.
È un adempimento ormai burocratico, superato la norma che era stata inserita nel 1967. Questa proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale, per cui di fatto nel momento in cui nei prossimi giorni la legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Marche, semplificheremo la vita ai marchigiani, ovvero le famiglie non dovranno più presentare il certificato medico dopo oltre 5 giorni di assenza da scuola, e quindi una semplificazione per le famiglie, per la scuola e anche per i medici e per i pediatri. Credo che sia una buona opportunità, ovviamente rimane l'obbligo di presentazione del certificato medico laddove è prevista per motivi di sanità pubblica nazionale e internazionale e dove è prevista la profilassi, quindi un'occasione per semplificare la vita ai marchigiani. E adesso, se siete amanti degli animali, in particolare dei cani, guardatevi il prossimo servizio. Sono venuti alla luce in un'abitazione nel quartiere di Centinarola 8 splendidi cuccioli di cane. Mamma Linda, una meticcia di quasi 3 anni, un incrocio di razze, spinone e golden retriever, adottata dai coniugi Calibani perché abbandonata in mezzo alla strada e senza che il suo ex padrone la dotasse di microchip, ne ha partoriti 8. 8 come il numero dell'infinito, infinito come l'amore e la dolcezza che questi 8 batuffoli di pelo di appena 14 giorni hanno saputo portare in questa casa e tra i loro abitanti. Una casa sì abituata ad ospitare amici a 4 zampe, per lo più felini, che Giorgio e la moglie Donatella hanno sempre avuto, ma che mai e poi mai avrebbero immaginato di trovarsi di fronte a questo spettacolo della natura. E noi, saputo dell'evento e che presto questi 8 cuccioli avranno bisogno di una casa, siamo voluti andare a vedere. Una cucciolata super, Giorgio ha creato una nursery. Una nursery qui nursery, anche grazie alla operosità di mia moglie Donatella. Questo spettacolo è la vostra televisione ormai. Sì, è molto meglio della TV. A volte è molto meglio della TV. È uno spettacolo, ti sanno dare tantissimo con poco, con uno sguardo. Allora, questo miracolo della natura è da qualche giorno qui a casa vostra. Chiaramente loro adesso, fra un po', avranno bisogno di una casa. Avranno bisogno di qualcuno che li vorrà bene come noi e anche, spero, anche loro di più. Questo miracolo voi non ve l'aspettavate? E abbiamo preso Linda, il cane. Non sapevamo, nessuna sapeva che era incinta. Ce ne siamo accorti una 15 di giorni dopo che l'abbiamo presa. E questo cane cominciava a crescere, chiaramente la gravidanza la faceva crescere, e poi abbiamo scoperto che era incinta e quindi siamo rimasti in apprensione, come se fosse una persona. E poi è successo l'evento. Adesso... Ma tanti sono successi tanti eventi, 8. 8 eventi uno dietro l'altro, non ve lo aspettavate neanche voi, ma diciamo che chiaramente voi siete disponibili a che questi, una volta raggiunto la giusta età... La giusta età, che siano adottati, certamente che siano adottati dalle persone che li accudiscono e li vogliono bene come noi li facciamo attualmente. Per il momento ci pensate voi e la madre. Adesso ci pensiamo noi. Adesso ci pensiamo noi fino alla fine di maggio anche oltre restano con noi. E adesso andiamo a Pergola per vedere la nuova sala immersiva dedicata ai bronzi dorati. Maestosi, imponenti, sono i bronzi dorati ospitati nel museo nato 20 anni fa nell'ex convento di San Giacomo a Pergola. Alle statue, dopo 6 mesi di lavoro di Paco Lanciano, è stata ridata nuova vita. Ho fatto in modo che questi reperti potessero parlare a tutti e non solo agli archeologi, ha spiegato il professionista di fama internazionale, consulente di Piero Angela a Quark e Superquark. Lanciano ieri ha presentato il progetto dedicato all'unico gruppo in bronzo dorato di epoca romana esistente al mondo. Passano gli anni e finalmente si arriva al grandioso risultato che oggi si offre ai nostri occhi. Ecco.
Con luci, immagini e un racconto suggestivo è stata aperta la sala immersiva alla presenza della stampa, che ha potuto vedere in anteprima la proiezione del filmato e vivere un vero tuffo nel passato. Un viaggio tra storia, arte e cultura che ha fatto emozionare i presenti. Se uno capisce, poi gode di più dei beni culturali. E tutto sommato è un godimento che più diffondiamo più fa bene, anche perché fa venire voglia di approfondire, di studiare, di capire. La tecnologia non è la protagonista, ha precisato Lanciano, ma solo uno strumento al servizio del racconto. Capiamo la differenza fra l'autentico, l'oggetto che veramente ci parla del passato e di una cultura, di una civiltà, che poi rappresenta le nostre radici, e il fatto che noi ci possiamo giocare. Quindi io sto sempre molto attento a usare la tecnologia per aiutare l'autentico e mai per schiacciarlo, per sovrapporlo. La sala, che verrà inaugurata ufficialmente nel mese di giugno al termine del restyling del museo, rimarrà aperta anche nelle festività pasquali per far ammirare a cittadini e turisti questo capolavoro. 9 quintali di bronzo e oro forgiati magistralmente 2000 anni fa. Tanta emozione, perché vedere un bene, un gioiello della nostra città, della nostra regione, così valorizzato, dà una certezza. La certezza che abbiamo fatto qualche cosa di buono, non solo per la nostra città, ma per la nostra nazione. Io dico sempre che non dobbiamo invidiare i nostri partner europei, perché forse noi abbiamo qualcosa in più. Abbiamo storia, cultura, arte e il grande ingegno degli italiani. Ne abbiamo dimostrato un po' anche qui a Pergola. All'incontro con la stampa è seguito quello con gli abitanti della frazione di Cartoceto di Pergola, luogo in cui nel 1946 un contadino ritrovò questo tesoro antico e straordinario. Durante il fine settimana scorso invece a Fano si è tenuta il Gran Gala dell'Olio Fano Extra, l'evento organizzato da Oleva che celebra l'olio extravergine di oliva. Il Gran Galà dell'Olio per l'edizione 2019, organizzato dall'Associazione di Assaggiatori Olea, è tornato a Fano. Dopo tanti tentativi, l'organizzazione, tra le più qualificate a livello mondiale per il suo importantissimo lavoro di formazione di assaggiatori professionali e nella promozione della cultura dell'olio extravergine di qualità a favore dei produttori, dei consumatori, per farne conoscere le caratteristiche organolettiche e le proprietà salutistiche. Nella splendida cornice della Pinacoteca San Domenico, nel cuore di Fano, sabato c'è stata la prima giornata delle due in programma, aperta subito con un convegno dal titolo emblematico «C'è olio e extravergine, qualità, valore e prezzo». Un momento di confronto su una questione fondamentale, il mercato dell'olio extravergine di qualità, con relatori di primissimo piano che hanno sviscerato l'argomentazione dalla loro visuale. Ad aprire il Gran Galà dell'Olio, sabato mattina, con i saluti ufficiali dell'organizzazione, un emozionato Giorgio Sorcinelli. I partecipanti che verranno al convegno, sono presenti oggi al convegno, proprio possono toccare con mano qual è la realtà. Con gli esperti che ci sono, che sono esperti di livello nazionale, noi gli abbiamo detto, vogliamo fare questo convegno, ma vogliamo affrontare il problema, che è quello della tasca del consumatore poi. I nostri relatori cercheranno il più possibile di illustrarcelo al meglio. Siamo contenti di essere qui, speriamo di poter continuare gli anni prossimi. Nel pomeriggio poi le premiazioni del concorso L'Oro d'Italia e L'Oro del Mediterraneo, a cui hanno partecipato 270 produttori e frantoiani da tutto lo stivale e 90 invece provenienti dai paesi del bacino del Mediterraneo, e che tutti quanti, nonostante l'anno horribilis per la produzione, sono riusciti a mantenere altissima la qualità del prodotto finito. Questa volta abbiamo avuto la soddisfazione di avere un veramente grande numero di produttori intervenuti alla cerimonia di premiazione da tutte le regioni d'Italia e qualcuno anche appunto da stati esteri. Chi vuole approcciarsi a questa professione anche, come si può fare? In questa zona è facilissimo, perché abbiamo fatto poco fa un corso per l'idoneità fisiologica, quindi il preludio per diventare assaggiatori professionisti. Alla fine di maggio, dal 21 al 25 maggio, noi faremo un altro corso per l'idoneità fisiologica presso
presso l'Istituto Cecchi di Fano, che è la nostra sede legale. Per cui chiunque di questa zona voglia approfittarne ha un'occasione d'oro davanti. E dopo il telegiornale manderemo in onda uno speciale approfondimento su questo evento. Intanto io mi fermo qui, il telegiornale è finito, grazie per essere stati con noi. Domani mattina alle 7.30 c'è la rassegna stampa in diretta con la lettura dei titoli delle notizie più importanti. Buona serata.